Sì, stiamo lavorando in tutta la provincia, soprattutto in tutta la fascia costiera, con 35 uomini, tutti al lavoro in questo momento. Purtroppo non sempre si riesce a dare risposta alle richieste dei cittadini, perché da una parte le richieste sono tante e arrivano tutte in contemporanea. In molti casi però purtroppo non possiamo ancora intervenire per svuotare sottoscala, garage, cantine interrate o seminterrate, perché finché non si abbassa il livello del mare non riusciamo a scaricare l'acqua. Quindi sarebbe un lavoro solo di facciata, invece abbiamo bisogno, necessità, la popolazione ha bisogno di interventi concreti, che comunque continuiamo a fare, continueremo per tutta la giornata di oggi e finché serve anche la notte e domani. Ci sono delle informazioni utili che potete dare a coloro che in questo momento ci stanno guardando? Ma guardate, la situazione è una situazione sotto controllo, quindi non bisogna mettersi in difficoltà da soli, perché per il resto stiamo tutti riuscendo, non solo i vigili del fuoco, le forze di polizia, i carabinieri, moltissimi volontari di protezione civile ci stanno dando una mano con le loro attrezzature. L'importante è che la popolazione, che capiamo ha subito e subisce dei disagi, abbia pazienza. Pazienza perché, ripeto, non sempre è possibile svuotare le parti basse dall'acqua finché non si riesce ad avere una situazione un po' più tranquilla. Auspichiamo, domani per domani le previsioni danno dei sensibili miglioramenti, e quindi nel momento in cui la situazione sarà sicuramente più ricettiva dal punto di vista dello svuotamento, continueremo a fare le operazioni, ma questa volta in modo concreto, senza abbassando il livello delle acque sensibilmente.